Il titolo è Togliti un peso, fatti aiutare. Sì, difatti Salerno è stata scelta come città simbolo per la lotta all'obesità perché purtroppo la Campania detiene questo record, questa maglia nera dell'obesità. Un bambino su tre, proprio l'obesità infantile, un bambino su tre è obeso. Quindi il terzo bambino è campano, il 47% invece dell'età adulta, in Campania abbiamo il 47% di sovrappeso, quindi fra obesità e sovrappeso. Ottobre è il mese della prevenzione ed anche dell'informazione alla cittadinanza. Sì, difatti tutti i centri FIDA promuovono questa campagna e offrono dei colloqui gratuiti all'interno delle proprie associazioni, ci saranno poi in tutta Italia altre conferenze, al di là diciamo, del convegno di Salerno, tutta la federazione si è unita rispetto a questo, proprio rispetto al fatto che il 16 ottobre è la giornata mondiale dell'alimentazione e quindi per questo abbiamo scelto il mese di ottobre come campagna di prevenzione. Progetto per parlare anche di qualità dei prodotti che aiutano a restare in forma e a mantenersi comunque in salute. Sì, noi aderiamo a questo progetto in maniera molto convinti che da questa sinergia che si viene a creare con gli aspetti culturali e psicologici non possa altro che nascere un cittadino più consapevole, un consumo più consapevole. Coldiretti si propone con le sue campagne legate a Campagna Amica, a Chilometro Zero, alla filiera corta, alla filiera agricola tutta italiana, una serie di input che possa portare oggi il cittadino a poter scegliere con sicurezza di che cosa alimentarsi e in questo caso in particolare noi centreremo l'attenzione sulle fattorie didattiche e sul ruolo che le fattorie didattiche possono svolgere proprio nella educazione alla sana alimentazione partendo dalle fasce più deboli e forse anche quelle più colpite. Infatti i dati poi ci supportano in questo, avendo questo dato allarmante di un'obesità infantile sempre in aumento e quindi partire proprio dalla